E siamo tornati, raga, con un altro capolavoro dell'arte matica che, a differenza degli altri, riuscì a prendersi in giro da solo, come vedremo. Ma prima di cominciare, appunto, volevo specificarvi alcune cose. Quindi, il gioco che andremo a giocare, come avete visto, è Robin Hood, con tanto di copertina. Lo sapete che li abbiamo tutti originali. Ora, il problema e un altro, ovvero che mi mancherebbero tecnicamente gli ultimi due per finirvi la fiera dell'arte matica, ovvero Sandokan. Ebbene sì, signore, abbiamo anche Sandokan e abbiamo anche Alice nel Paese delle Meraviglie, tutta strana, con tanto di Maccio Costanzo come Bianconiglio, ma purtroppo non riuscirò a giocarli perché, per qualche strana ragione, il mio lettore CD proprio non li rileva rispetto a Robin Hood. Non posso creare la ISO e spostarla su Windows XP, lo sapete, le solite cose. E quindi, purtroppo, per ora Robin Hood sarà l'ultimo gioco dell'arte matica che vedremo, ma fidatevi che ne varrà la pena, perché ovviamente questa è la tematica. Come sapete, dai grandi sviluppatori, quali sono quelli della tematica, riciclano degli asset e delle cose che avete già visto in altri loro giochi. Ma qui succederà anche una cosa assai strana. Ovviamente io ho già fatto una partita di prova perché è spettacolare. Ah, e poi tra l'altro una piccola parentesi. Ovviamente i giochi della tematica sono caratterizzati, come sapete, dai personaggi che devono andare avanti e indietro lentamente, come avete visto su 20.000 righe sotto i mari, tutto il sapore. Ecco, per qualche strana ragione qua è tutto velocizzato, che quindi va bene, però sappiate che ovviamente sono lenti. Ricordarvi il grande fascino dei giochi. Quindi, cominciamo. XII secolo. Ecco, esatto. L'Inghilterra è Partito partita per per la la crociata crociata in in Arabia. Arabia già Già da da 4 4, mesi ecco sì. e non si hanno più sue notizie. Subito Giovanni, attacca, ho arriva lui. occupato tutti i nobili, sono stati arrestati e le loro Tutti, torri tutti. bruciate. Tutti, Tutti tranne tranne uno. uno. Mi faceva sempre schiattare come lo diceva. E poi c'è, abbiamo Beh, il l'albero tutto narratore. è Cioè, che gli stato vuoi dire? L'albero narratore completamente a scomunicato. caso. Che non vedremo mai più per tutto il resto del gioco. Quindi è importante. Sempre ZX Tutti lanciano e frecce C della come tastiera. pulsanti. Come in Premi il Totosapore, tasto uguale. Z. Quindi, come vedete, si salta sempre così. Perché la tematica così faceva i salti una volta. E abbiamo capito, sì, che ci fa score questa moneta. E abbiamo l'arma. Reggete di forte per grande animazione. Ebbene sì, signori. Una vecchietta col pugnale. Il primo combattimento, no? Il primo scontro adrenalinico contro un lupo che manco si muove. Perché qua, tra l'altro, sembra anche voluto. Perché sta proprio così, cioè non è un errore. È per farci approcciare, perché comunque anche toccandoci il lupo può toglierci vita. Quindi giustamente ha detto, ma animiamolo da fermo, che è la cosa più terribile che si può fare in un gioco. Vero Però, signore. quindi come vedete, io posso anche perdere energia collidendo, no? Ma se io sto così, dopo un po', io non ne ho idea, non lo so dove viene l'arte matica. Sicuramente da un altro pianeta. Sì, lo so che devo saltare per raggiungere. Quello che vedete laggiù che ci aspetta con calma è Little John. E io non lo sapevo perché sono cresciuto anch'io col classico di Robin Hood. Ma a quanto pare all'inizio Robin Hood e Little John si odiavano. Ebbene sì, per qualche strana ragione. Ma poi non sapevo neanche che Robin Hood fosse figlio dei nobili, tra parentesi. Comunque. È territorio nostro. E tu chi sei per darmi degli ordini? Sono Little John e sono il capo qui. Bene. Qui Se tu sei il dove? capo, lasciami Boh. passare. Non ho tempo da perdere. E va bene. Se proprio insisti, ti farò assaggiare il mio bastone. Così la pianterai di fare lo sbruffone. Preparati ad assaggiare il mio Allora, bastone. sì, allora. Ora ti darò una bella lezione. Ma poi non lamentarti. Mi A sei parte cercato. questa cosa strana, come avete visto, ha ripetuto due volte: ti farò assaggiare il mio bastone. Tenetevelo a mente perché servirà per il finale il fatto che si ripetano due volte le frasi. E non succederà nient'altro. Quindi sto dialogo in realtà è solo un intermezzo. Little John continua a fare le stesse cose. Quindi non è che sta combattendo per davvero. Però se mi incrocia, ovviamente, usa il bastone di sua nonna per colpirmi. Grazie. Non è che ci siano combattimenti, perché basta che tu premi C e quello là, Sei più forte letteralmente di quanto barcollando, pensassi. si blocca Complimenti. e quindi Vuoi subisce tutti i unirti a danni. noi? È Siamo stupendo. scappati di Senza casa per non attaccarmi. essere catturati dagli scagnozzi dello sceriffo. Ha distrutto tutto quello che avevo. I miei vestiti, la stalla, la mia No, PlayStation. no, però la Sì, PlayStation no, un neanche miracolo. scritta così Così tra mi farò l'altro. pagare. Che Questa Obi-Wan deve avere la discende. PlayStation? Preparati tutto come PlayStation, serve. Non ti preoccupare per ricordiamoci. me, me la saprò cavare. Ciccia che hai, cerca di Ma starmi perché devi dietro. offendere la gente cicciona, Obi-Wan? Ma chi ti ha fatto niente? Chi attiva Eccolo. il meccanismo in fondo al viale per bloccare la Sì, carrozza? è Noi giusto. penseremo al resto. Come Sì. piano fa schifo. Visto che sei così bravo, perché non ne Reggetevi pensi forte al uno? piano di Ce l'ho Robin già in Hood. mente. Io Gli vado in dice la avanti e stessa trovo un cosa, ma che meccanismo cazzo per è Timone e bloccare la Pumba che carrozza. vi Poi scambiate pensate le a me. idee? Ma scusami. Effettivamente Allora, innanzitutto, ho avremo come ostacoli costanti in questo gioco, come vedete, dei gufi così di giorno, di notte, che ci cagano addosso. Letteralmente, vedrete palle di cacca che ci vanno addosso e ci tolgono vita. Io non so perché. C'erano i famosi gufi che cagavano in testa a Robin Hood. E in più, come se non bastasse, qua c'è un piccolo errore tecnico che magari non so se tutti noteranno, ma il fatto è che
La carrozza deve arrivare fino in fondo allo scenario. Quello è il mio tempo che devo rispettare. Perché mi metti un ulteriore cronometro che coinciderà con il suo arrivo? Hai fatto un calcolo inutile, perché già dalla carrozza il giocatore si deve basare per capire quanto deve andare in fretta. Ma comunque, chiaramente, è facilissimo. Vedete, non sto scherzando, ci stanno cagando in testa per davvero. Io non so perché. Ma sta succedendo per davvero, non state sognando. È uno spettacolo, io non... E poi abbiamo dei lupi che in realtà abbastanza inutili. E abbiamo per la prima volta l'arco che ci servirà più tardi in realtà. Però ce lo danno adesso. Vedete, si cazzeggia allegramente tutto il tempo del mondo. E con una bella freccia dobbiamo aspettare comunque che la carrozza arrivi. Possiamo anche andargli davanti, se ne fregano. Però così, facendo cadere il pezzo di legno, come avete visto, spariscono i lupi, perché giustamente abbiamo completato l'obiettivo. 3, 2, 1, voilà. Fermi così. Tutti, scendete lentamente dalla carrozza e non fateci del male. Ma sono Lady Mary. Sono Lady Mary. La nipote, sì. Di Re. Bene, allora avrai un sì. John, non voglio rapinare. Così, eh? E questo, vabbè, storia, va bene, sì. Gente. Sì, ma... È troppo bella, cioè, che lui certo. Fa? Certo, Binky. È troppo bella questa. Ma ecco, facciamo così. Ecco, ci dà 1000 monete perché tanto c'hai big money e quindi... Se può interessarvi, lo sceriffo di Nottingham vuole andare, sì, a riscuotere... Ci saremo e gli impediremo di succhiare... Yeah, bravo. Chi sono gli autori? John, io voglio conoscerli. Così creiamo l'inflazione, vai. Ovviamente qua vita extra come se piovesse. Voilà, one shottato, respawna di là senza alcun motivo. Poi chiaramente, come Pinocchio, qua si perde 1000 vite, io non so. Poi chiaramente, per fare più score, uno può anche fare una bella pulizia e cercare di uccidere tutti. Adesso recitivi il colpo di scena completamente a caso, che più a caso di così non si può. Non so se, a parte che poi vabbè, gli arcieri non è che mi mirano, tirano a cupola e basta. Ma state attenti adesso a quello che apparirà, perché penserete di sognare, ma state tranquilli che voi siete svegli. È il gioco che vi fa sognare, guardate. All'improvviso, una pietra! Così! Perché dovevi perdere una vita. E quindi Robin Hood viene asfaltato da una pietra perché cadeva su una scala delle città, proprio così a caso. E poi il Patrizio in concert, io non so, non lo so. Tu e i tuoi tirapietri la pagherete. Pinocchio, levati dai piedi. Credo sia la stessa voce di Robin Hood e del figlio sceriffo di Nottingham. Ok, arrivo, oh, perfetto, abbiamo una vita extra. Però mi è sembrato di sentire la stessa voce. E in realtà, sì, i combattimenti sono così ovunque. E dopo un po' l'hai sconfitto e basta. Ci rivedremo, Pisello Borlotto con la spada. Io, Pisello Borlotto, ma perché? Andandosene, cioè, passa così e incendia una chiesa, ma sì. Basta un tocco e via. Se ci siete sviluppatori di questo gioco, cioè, mi scrivete qua nei commenti che siete voi, perché io vi amo. Troppo bello. Ma perché il povero Fartac? E ti do anche del tricheco. Niente, Robin Hood o gli ciccioni, c'è poco da fare. Ma perché Superman se si chiama Robin Hood? E il fuoco? Chiaramente Robin Hood immune al fuoco, non lo sapevate. Guardate che roba. Non si brucia. Quindi in realtà voi non potete perdere in sto livello, è impossibile. Dovete solo, con tutta la calma del mondo, salvare tutti i bambini, punto. Questa è la missione. Un po' la Michael Jackson, se vogliamo, comunque. Mi ricordo perché l'avevo già fatto, però forse non è tanto scontato che da queste cose ci si entri. Infatti, adesso che mi ricordo, facevo un po' di fatica da piccola a capire i passaggi, perché come faccio a capire che sono porte queste robe qui? E non sto scherzando, voi sentirete pianti e lamenti per tutto il livello. Ecco, adesso una cosa antifisica, una roba che manco Doctor Strange. Noi entriamo in un passaggio e sbucchiamo di qua, che è un altro passaggio che ci porta in un altro posto. Prima la vita extra, perché se no me la ciurano, e rifacciamo tutto il giro. Voilà. Grazie ragazzo, senza il tuo aiuto non ce la... Sì, ma la chiesa continua a bruciare. Potreste uscire. No, non escono. Arriva lui. Tutto okay. Sì, tranqui. Io non ho mai problemi. Ma Castello, voi avreste mai pensato? Voi avreste mai pensato di leggere Tranqui da Robin Hood? Io non penso. Però in questa trasposizione dice Tranqui Robin Hood. Beh, dice PlayStation, perché non può dire Tranqui. Però chiaramente i gufi sono considerati, tutti gli effetti dei nemici sono ittabili. Solo che di solito vengono messi in posti un po' angusti, difficili da raggiungere. Questo no, è stronzo e lo possiamo uccidere normalmente. Guardate, ucciderci, voilà. Voilà, così senza motivo abbiamo ucciso l'arciere. Sto un lupo dal ponte elevatorio. Ma sì, buttiamoci tutto. L'adrenalinico combattimento. E questo è un livello. Io non so, ci avranno messo 5 minuti a farlo. Io vorrei. Adesso fa la parte di pace. Ma Robin Hood, ma la smetti di insultare i ciccioni? Ma scusami. Ma sto morendo dalla fame.
cose. Appunto. Va bene, io vado avanti, ci vediamo dopo. Ha insultato sia Little John che Fat Tuck perché uno è un tricheco e l'altro è un ciccione, vi ricordo. Che non è proprio un eroe, Robin Hood, se insulti così, però. Adesso abbiamo anche il momento casuale di Donkey Kong, perché questo qua è immortale, ma ci spawna queste pietre. Questo, in realtà, questa parte serve solo per le frecce, ma ci arriveremo dopo. Perché qui succederà la magia che vi ho annunciato. Voi non siete pronti per questo. Ovviamente i buffi perenni ci mancherebbe. E come immaginerete sarà difficile decidere un'anteprima e un titolo per questo gioco perché ha troppe cose. Robin Hood ha previsto Ant-Man. Io ve lo dico perché voi non siete pronti. E c'è questa parte magica, perché effettivamente è magica, chiaramente. Hanno capito che non è... Questo qua può morire. Comunque, hanno capito giustamente che non è tanto normale quello che adesso vedrete. E infatti è fantasy anche per loro, ma perché hanno voluto fare questo al povero Robin Hood? Immaginatevi Ant-Man in questo momento, per cortesia, così vi preparo psicologicamente. Cosa fa Ant-Man? Parte ingigantirsi? Principalmente, sì, rimpicciolisce. Esatto. Così. Con gli anelli del Dottor Strange di Shang-Chi, questo qua. Si rimpicciolisce, non mi chiedete il motivo, non ne ho idea. State con me, mi raccomando, perché so che potrebbe un attimo farvi girare la testa queste cose, cioè a un certo punto un racconterà, ma ho visto un minuto rimpicciolirsi, Goofy che gli cadono in testa, c'è una roba folle. Però a quanto pare succederà per davvero una volta. Con un altro anello, così noi torniamo normale, beh, abbiamo la chiave perché ci servirà per dopo. Adesso cerchiamo quel puzzone dello sceriffo. Abbiamo un boia completamente senza motivo, spawnato perché sì. Ecco, puoi notare anche la stronzaggine, perché per prospettiva io non posso prendere la vita, ma posso prendere danno anche se sono nella stessa posizione, no? Pietra e vita. Però la vita non posso, neanche le monete, niente. Solo per i danni possiamo anche evitare la prospettiva, è stupendo. Poi un bambino magari penso si possa anche perdere in questo frangente. Perché poi, come in tutti i giochi di questo mondo, Robin Hood non riesce a saltare e si arrampica, no. E adesso andiamo dal boss finale. Sì, il gioco è finito. Cioè, è lungo quanto le mie demo, raga. Non so se sia normale che... Questo gioco una volta veniva venduto normalmente. Adesso pagherai tutte le tue malefatte. Preparatevi all'autoironia. Stavolta hai superato il limite. Che tra l'altro è il doppiatore del cattivo di Assassin's Creed Brotherhood. Merluzzo in calzamaglia. Matrimonio. Lady Maria. Merluzzo in calzamaglia. Merluzzo in calzamaglia? Eccomi qui. E questo matrimonio non sa da fare. Ci diamo Manzoni senza motivo. Tu. Di nuovo. Ma siamo sempre qui. Non è che ci siamo mossi. Ah, ecco. Guardate l'autoironia. Applausi a Matteo Sciutteri, grande dialoghista. Sono qui per sconfiggerti una volta per tutte. E va bene, ora mi hai proprio stufato. E tu mi hai proprio insalatato. Non ha senso. Questo è una statua, fa solo decorazione, ma in realtà non serve assolutamente a nulla. E l'adrenalinico battaglia finale è questa, signori. Qui non può attaccare perché subisce danni in continuazione finché muore. Ben ti sta. È o non è un finale? Ditemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E qua c'è la scena finale, vabbè. Peter Pan, aggiungiamoci Rob, dai. Meno male che va veloce. Con la stessa voce di tutti gli altri due, di Robin Hood e di... Ma perché tutti hanno la stessa voce qui? Aiuto! Ma non potrai fermarmi. Questo lo vedremo. Soldati! Portatela via! No! Giovanni, eccolo che arriva. Ma non eri morto. Per tua sfortuna, no. Soldati, portateli via. Senza di te il mio popolo sarebbe ancora in prigione. Di nulla, davvero. Chiedimi tutto quello che vuoi. Qualunque cosa. Sì, qualunque cosa. E voi pensate, una torre nuova, dirà la sua mano cavallo, e no. La mano di qualche donzella. Leggetevi. Una cosa ci sarebbe. No, io voglio qua la ora, gli applausi sotto nei commenti. Così senza motivo un videogioco della tematica. No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè, siamo al di là di ogni cosa. C'è un po' come se nel gioco di Spider-Man a un certo punto Spider-Man dicesse voglio un altro gioco della Marvel, cioè capite la sensazionalità della cosa, non so se. E poi abbiamo... Abbiamo questi... Perché devi deturpare così Robin Hood, povero? Che emozioni, eh? Purtroppo sarà l'ultimo perché, come vi dicevo, per qualche strana ragione gli altri due dischi non vengono letti e quindi non posso creare la ISO e giocarli su Windows XP. Quindi non so come portarveli proprio fisicamente perché deve leggermeli. Poi riesco a farli funzionare i giochi, però prima deve leggermeli, sennò c'è un problema tecnico. Purtroppo, però, almeno la rassegna dei giochi più belli della storia finisce qui. Quindi,
Vi ringrazio come al solito per essere arrivati fino a questo punto. Ditemi cosa sono i commenti, che emozioni vi ha trasmesso questo gioco meraviglioso. Ricordo anche in descrizione frequenze.com li amo tutti i videogiochi, il mio filo atto per scrivere storie, il mio secondo canale Rap Massimo, il mio canale What the Fantasy, su film vecchi dimenticati, e il mio canale Viola, dove sono in live quasi tutti i giorni, e naturalmente demi con i miei tutorial di siti web e videogiochi che vedo che vi stanno piacendo. E su Spotify ho deciso il mio libro. Vi ringrazio per questa visione e ciao Mr. Watti.